Ultima partita di Roberto Bettega in campionato italiano, con tanti auguri all'attaccante juventino che va a fare il maestro in Canada, e complimenti a Juventus e Genoa che hanno dato vita sotto la pioggia ad un vibrante confronto che i bianconeri hanno vinto per 4-2. La prima rete genoana al nono, corner di Iachini, puntuale inserimento di Benedetti e palle in rete. Al 28esimo il pareggio, fiondata di Cabrini, ribattuta, tiro di Bettega, deviazione del gentile genoano ed è 1-1. Due minuti dopo la Juve passa in vantaggio da Cabrini a Scirea, che c'entra alla perfezione per Platini, colpo di testa preciso ed è gol. 11esimo della ripresa, splendido assist di Cabrini per Platini, più che mai cannoniere scelto. 3-1. Il Genoa non demorde e al 20esimo accorcia le distanze con Briaschi, che realizza il volo su centro di Onofri. Ultimo gol al 41esimo. Lo firma, su passaggio di Marocchino ed errore di Disomma, Antonio Cabrini, uno dei punti di forza della Juve in questo momento. Il campionato è finito.